Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video, wrap up di mesi di gennaio, febbraio, marzo. Oggi è il 25 marzo, ma data la situazione non credo che altri libri si aggiungeranno a questa lista, tipo, anzi, già sono troppi così. E poi ho altri libri ancora da leggere in questa ultima settimana di marzo, quindi saranno solamente questi libri che diciamo includerò in questo video. Allora, partiamo subito con due libri che ho dovuto comprare e leggere per l'università, per l'esame che ho già dato a fine febbraio, per fortuna, perché rischiamo anche di non farli. Comunque, allora, stiamo parlando di esame di pedagogia e quindi per chi studia pedagogia magari può capire cosa ci azzeccano questi due libri. Allora, prima di tutto abbiamo Lettera a una professoressa di Don Milani, scritta insieme ai suoi alunni della scuola di Barbiana. Quindi, appunto, ripeto, per chi studia, per chi comunque effettua questi tipi di studio, sa chi è Don Milani, cos'è la scuola di Barbiana e cosa Don Milani scrive in questa lettera. Comunque è una denuncia nella scuola, verso la scuola del suo tempo, scritta appunto dai suoi alunni e con il suo aiuto. Mentre l'altro libro, sempre per l'esame di pedagogia, è Emilio di Rousseau. Per chi appunto, ripeto, fa studi questo genere, sa che letterario, pedagogici, sa che Rousseau appunto ha scritto anche romanzi pedagogici e questo è ovviamente il suo primo romanzo pedagogico che racconta la vita appunto di Emilio in tutti i suoi diciamo stadi di sviluppo, che in realtà Rousseau non li chiamava stadi di sviluppo, però cioè, in quell'epoca comunque successivamente venivano chiamati così tutte le sue parti della vita, insomma. Poi abbiamo un altro libro, sempre per l'università, che però è per un esame che dovrò dare a giugno, dato che sto seguendo adesso le lezioni del secondo semestre, quindi è una materia del secondo semestre, ed è letteratura inglese. E dovevo comprarne quattro di libri per letteratura inglese, però purtroppo la sfiga ci ha colpiti e quindi me ne è arrivato uno solo. Però diciamo che non è importante averli adesso perché ovviamente stando a casa, seguendo le lezioni online, si possono tranquillamente andare su internet e cercare il testo. Ed è l'unico che ho, è Amy Foster di Joseph Conrad. Piccolissimo, già letto, un'oretta ci vuole, sono tipo 50-60 pagine, niente di che, sessantina di pagine. E in realtà lo devo anche cambiare perché questa edizione non mi va bene, devo avere l'inglese a fronte dato che devo fare l'esame di letteratura inglese e il professore vuole che io legga la parte in inglese per spiegargli poi in italiano cosa, cos'è, chi è, vabbè, tutte quelle cose che si fanno all'esame. Vi farò sapere quando e dove arriveranno i prossimi libri, ma per il momento non ci interessa. Poi abbiamo un libro che deriva dalla casa di mia nonna, che è Il nome di Dio e Misericordia, scritto da Papa Francesco. Non ho ancora avuto modo di leggere questo libro, però mia nonna, diciamo che mi dà questi libri perché pensa che mi possano piacere, perché li regalo io fondamentalmente, cioè questo li ho regalato io, quindi penso che mi possa piacere. Non ho ancora avuto l'onore di scoprire se è effettivamente così. Vedremo questi giorni, tanto ci sta tempo. Poi abbiamo dei libri che vi ho fatto già vedere, però ve li rimostro tanto per. Allora, prima delusione del 2020, L'uomo tigre, che ho abbandonato dopo forse 30 pagine, comunque il primo capitolo e qualcosa del secondo. Lasciamo perdere, lo andrò a riportare dove l'ho trovato, così come i successivi due libri. Però per questi due libri in realtà la cosa è un po' diversa. Per L'uomo tigre perché non mi è piaciuto e non mi interessa tenerlo più in casa. Per questi due invece vorrei cambiare edizione, o meglio comprare magari un'edizione più nuova, perché io sono molto pignona, cioè
devo avere cose fatte bene, fatte come dico io. Però mi sono piaciuti tutti e due. Ovviamente sto parlando di A Love Shopping e A Love Shopping a New York, che ha dei seguiti ovviamente. Il terzo dovrebbe essere A Love Shopping in bianco. Magari per chi conosce la storia si può capire, anche chi non la conosce, cosa succederà nel terzo libro. Voi che dite? A Love Shopping in bianco, cioè si capisce, no? Praticamente l'autrice mi ha spoilerato cosa succede. Niente, praticamente io voglio un'altra edizione, se esiste, perché questa non è che mi piace così tanto, e soprattutto vorrei comprare gli altri nuovi, quindi se avrò i seguiti nuovi anche questi dovranno essere categoricamente nuovi, quindi per questo è il motivo per cui li riporto dove li ho trovati. Poi abbiamo un libro che vi ho già mostrato in realtà, però ve lo cito giusto così: Fiori sopra l'inferno di Ilaria Tuti. Ve ne parlo nel video dei thriller letti durante la quarantena, ve lo linko su nelle schede. È un thriller di un'attrice italiana, 4 stelle su 5, ci sono alcune cose che no, però nel complesso mi è piaciuto molto e lo consiglio a tutti, soprattutto per chi vuole spendere poco e non può, diciamo, spendere chissà quanto, perché edizione speciale 5 euro la Teo, sempre questi regali magnifici. Ma andiamo avanti, perché di questo libro ve ne ho già parlato nell'altro video dei thriller. Poi abbiamo un libro sempre speciale della Teo 5 euro ed è Avevano spento anche la luna, che racconta la storia di una famiglia lituana, così come altri loro compaesani, che vengono deportati durante la Seconda Guerra Mondiale. È una storia un po' diversa dalle altre, perché da quello che ho letto io almeno, perché le altre erano tutte concentrate sul campo di concentramento. Questa invece non si ambienta nei campi di concentramento, sono comunque deportati, sono comunque delle persone che devono lavorare per forza, sono costretti e vivono in situazioni pietose come tutti gli altri deportati, però diciamo da un altro punto di vista, soprattutto da un punto di vista di una ragazza di 14 anni che ha perso veramente tutto, perderà tutto, però ritroverà anche poi l'amore, la gioia della famiglia. Ve lo consiglio perché fa vedere un altro aspetto della Seconda Guerra Mondiale, perché appunto parla della Lituania, fa vedere l'aspetto, diciamo, da un altro punto di vista, dal punto di vista di altre persone di altre nazionalità che non siano tedesche o ebree, insomma. Poi abbiamo altri due libri che derivano a casa mia nonna, di cui uno arriverà sicuramente alla recensione a breve, spero a breve, ed è Assassino sull'Orient Express di Agatha Christie. Dopo aver visto il film che è andato in onda di recente, ho deciso di leggere anche il libro. Ho regalato io questo libro a mia nonna, come sempre, e lei me l'ha regalato, quindi ce l'avevo da un po', perché mia nonna fa il compleanno a ottobre, quindi ce l'avevo forse da novembre, ecco, novembre, dicembre, così. E dopo che ho visto il film ho deciso di leggere anche il libro, anche se mi ero spoilerata al finale, però vi racconterò meglio di questo libro nella recensione che farò. Poi abbiamo un altro libro sempre della Christie, cioè Il Natale di Poirot, che sicuramente, cioè, arriverà Natale, penso, perché non mi sembra il caso di farlo adesso, dato che Natale è stato quasi, cioè 3 mesi fa praticamente, quasi Pasqua, quindi non mi sembra il caso di fare la recensione adesso, però sì, mi è piaciuto abbastanza e arriverà forse un giorno, chissà, forse tra i consigliati o per Natale. Comunque adesso passiamo avanti con un altro libro che è tipo ingrippatissimo, ma proprio forte, ossia Il Libro Segreto di Dante di Francesco Fioretti, che tra l'altro è nato in Abruzzo, non molto lontano da dove abito io. E cioè, allora vorrei parlarne, però credo che alcune cose dovrei andarle a rileggere, perché non ho capito, ammetto, perché ci sono un sacco di cose riferite ovviamente alla
commedia di Dante. Non che io sono ignorante, però diciamo che io molte cose purtroppo non le so, e avendo studiato in istituto tecnico la letteratura era un po' di secondo piano. Mi dispiace in realtà di questa cosa, non è che io ne vado molto fiera di non conoscere a fondo la commedia di Dante come qualsiasi altra opera letteraria. Quindi devo rivedermi alcune parti, sicuramente non farò spoiler nella recensione che farò, quindi non vi preoccupate, non ci saranno assolutamente spoiler, però magari per parlarne devo essere prima sicura io di sapere di cosa parlo, perché se no che stiamo a fa? Quindi devo rileggere un attimo alcune cose, capire, poi vi farò la recensione, però un giorno forse arriverà, forse no, sicuramente arriverà. Poi un libro che ho comprato di recente, che però non ho ancora letto, sarà forse uno dei libri che leggerò quest'anno, sicuramente, cioè sì, quest'anno, questo mese, ed è Le otto montagne di Paolo Cognetti, che mi intrigava tantissimo. Tra l'altro l'ho trovato in sconto, uno degli ultimi probabilmente che ho comprato in sconto, e che non comprerò mai libri in sconto mai più, dato che proprio oggi, 25 marzo, è entrata in vigore la legge più di merda che sia mai esistita. Quindi mi ricorderò a lungo di questo libro, perché probabilmente sarà l'ultimo libro che ho comprato in sconto, purtroppo. Però farò un video anche su questa legge, preparatevi, anche in questo caso mi devo un attimo chiarire sulle cose. Comunque ancora lo leggo, quindi non mi posso far passare per niente, però forse arriverà. Allora, adesso un attimo i regali post Natale, che sono arrivati dopo Natale, e partiamo da l'autoregalo, un autoregalo per Natale, questo sempre vi dico, cioè La memoria di Babel di Christelle Dabaut, che è il terzo volume della Traversa Specchi, che però non ho ancora letto. Da gennaio non ho ancora letto, però mi devo sbrigare, perché a giugno uscirà il quarto, e tipo sono tipo contentissima, perché allora i primi due ci ho fatto la recensione, se volete saperlo. Spero di cambiare idea su questo libro, almeno darmi la carica per poter continuare. Però siccome ho comprato questo, comprerò anche il quarto e ultimo. E però da come ne ho sentito parlare dovrebbe essere bello, insomma ci sono recensioni positive, quindi sono fiduciosa. Poi abbiamo sempre un altro regalo di Natale che è venuto un po' dopo Natale, e sto parlando della cosa più bella che forse noi potremmo mai regalare nella vita. Sono contentissima, cioè meno male che esiste il Natale per queste cose. Vi sto parlando di Guida Galattica per autostoppisti di Douglas Adams, in questa versione speciale Double Face, perché dietro c'è Niente Panico di Neil Gaiman. Per chi non lo conoscesse, Neil Gaiman è l'autore di Coraline, e cioè ragazzi, c'è la cosa più bella che abbia mai preso in mano, cioè è tipo bellissimo. Non ancora leggo neanche questo, però sono fiduciosa di volerlo leggere, almeno di iniziarlo a marzo questa settimana. E però c'è, grazie, è bellissimo e non vedo l'ora di poterlo leggere. Poi abbiamo, come vi ho già detto e ridetto, cioè io quando mi fisso su una cosa mi dispiace, questo è un autoregalo di compleanno, di cui ho fatto già recensione, quindi già avete la recensione di ben 20 minuti circa, e sto parlando della Corte di Rose e Spine di Sarah J. Maas. Ne ho parlato già troppo fino adesso, probabilmente continuo a parlarne appena leggerò il secondo e il terzo, cioè io tipo devo, cioè e ho d'obbligo parlare di Sarah J. Maas, quindi non so quanto ancora parlerò di questo libro, però mi sembra abbastanza per ora. Comunque, poi abbiamo il libro che ho in lettura al momento, che ho comprato a settembre forse,
una cosa del genere mentre aspettavo Nevernight, probabilmente perché non lo so perché lo so già Nevernight questo libro, che non c'entra assolutamente niente, però c'ho sto ricordo. Comunque probabilmente sì, avrò comprato questo libro mentre aspettavo di comprare Nevernight, e sto parlando del Silenzio della pioggia d'estate di Diana Jefferies, che è il secondo libro che leggo dell'autrice. Sono a pagina 57, quindi non posso dirvi tantissimo. Al momento sì, è approvato, però non mi sembra come il primo che avevo letto. Staremo a vedere, forse solo l'inizio, probabilmente. Comunque, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro video, fatemi sapere nei commenti cosa voi avete comprato o letto in questi ultimi mesi. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!